Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un prodotto un po' particolare, ve l'ho fatto vedere nelle stories di Instagram un po' di tempo fa, ovvero questo stiratore, diciamo così, questo ferro da stiro verticale di Rowenta. L'ho acquistato, anzi in realtà l'ho preso, non è che l'ho acquistato, con i punti di Esselunga. Come sapete, Esselunga ha una raccolta punti come anche vari altri supermercati e io con i punti che ho accumulato ho deciso di prendere appunto questo stiratore verticale. Ma funzionerà? Non l'ho ancora provato e ho scelto di farlo con voi. Il prezzo al pubblico si aggira intorno agli 80 euro. Ho cercato sui vari siti tipo MediaWorld, Amazon oppure anche 1 euro, insomma, tutte queste catene. Il prezzo euro più o euro meno si aggira intorno agli 80 euro. Non so se ci sono dei modelli antecedenti che costano meno. Quello che ho cercato più o meno, insomma, ho riscontrato questo prezzo. Quindi non è proprio un prezzo, diciamo così, economico. E quindi vale la pena acquistarlo? Davvero stira senza però tirar fuori asse da stiro, ferro, metti l'acqua, poi scola che io detesto e tendenzialmente non faccio quasi mai, anzi mai, salvo rari casi dove praticamente è impossibile non stirare. Ho deciso di provarlo con voi e quindi adesso lo aprirò, darò un'occhiata ovviamente mettendo in pausa alle regole, alle istruzioni, scusate, e poi prenderò una camicia che ho stropicciato anche un po' apposta per vedere se in effetti la stira. Allora, io l'ho aperto, ovviamente si presenta con tutte le sue istruzioni in tutte le varie lingue e poi iniziamo a tirar fuori gli oggetti che ci sono. Io non ho idea di che cosa sia, devo leggere appunto le istruzioni, però sto tirando fuori proprio tutto, e vediamo cosa contiene. Eccolo qui. Lo stiratore all'interno della sua confezione, quindi c'è il ferro, diciamo così, in sé, con la spina, è una spina tedesca, quindi se non avete la presa ci va per forza l'adattatore, e questi altri oggetti che tendenzialmente non so cosa servono, ma lo scoprirò subito. Ok, eccomi qui, sono andata a prendere gli occhiali così sono riuscita a leggere meglio le istruzioni. Dunque, ho cercato un pochino le istruzioni sugli accessori, che sono questa, questa e quest'altra spazzola. Questa spazzola qui con questi dentini zigrinati serve ad aprire la trama dei tessuti per una migliore penetrazione del vapore. Prima di rimuovere o applicare la spazzola, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per un'ora. Questa copertura qui con questa specie di filtro e di trama a nido d'ape filtra le impurità presenti nell'acqua e quindi serve a proteggere i tessuti dalle gocce d'acqua. È ideale per i tessuti delicati che in realtà non possono essere stirati. Anche qui, prima di rimuovere la copertura, è indicato che bisogna far raffreddare per almeno un'ora. Veniamo allora all'ultimo accessorio che è così si apre, si chiude, è fatto in questo modo qui. È per le grinze. Serve per creare facilmente delle pieghe sui pantaloni o per rimuovere delle grinze difficili. Posizionare il tessuto tra le due parti dell'accessorio, quindi qui in mezzo. Spostare l'accessorio per grinze con movimenti verso il basso partendo dall'alto, quindi in questo modo. Anche qui, prima di rimuovere questo accessorio, bisogna far raffreddare l'apparecchio per un'ora e deve essere scollegato. L'unico che non ho trovato indicato è questo, ma credo che serva per togliere i peli dai vestiti, quindi credo che non sia scritto perché è abbastanza intuitiva. Mi sembra la classica spatola che serve per togliere i peli dai tessuti. Per inserire l'acqua bisogna schiacciare questo pulsante, tirarlo anzi verso l'alto e togliere il serbatoio. Il serbatoio ha poi questo tappo che si toglie molto facilmente. Qui si aggiunge l'acqua, si chiude, si riposiziona qui, quindi rimettendolo chiuso, infatti questo fa clac. Questo è il tasto di accensione, dopodiché si potrà iniziare
a stirare i vostri indumenti. Adesso io faccio tutte queste operazioni, lo scaldo e ci vediamo dopo. Metterò una camicia lì, non so se riesco ad appenderla perché in realtà questo qui è il gancio da inserire o nelle porte in questo modo. Questo in alto viene agganciato, voi mettete il vostro capo qui e riuscite a stirarlo. Ci sono delle istruzioni anche o comunque delle immagini abbastanza intuitive per applicare questo. Non so se riesco a farlo qui in questa stanza devo vedere come riesco a organizzarmi, però in qualche modo ci proverò con o senza questo aggeggio. Vi farò vedere se davvero funziona questo ferro da stiro verticale. Allora, sono riuscita a mettere la camicia agganciata all'armadio e ho collegato, ho messo ovviamente l'acqua. Non c'è una linea che indica il limite dell'acqua, quindi questa secondo me è un po' una pecca. Io ho visto che l'ultima righina, insomma, era qui e sono stata sotto. Non so se potevo riempirlo tutto, per sicurezza non l'ho fatto. Si accende appunto premendo questo tasto. I due tasti a fianco sono per la modalità più delicata, per i capi delicati, e la modalità più strong, per i capi difficili da stirare. Quindi accendiamo. Quando finisce di lampeggiare dopo 40 secondi circa, vuol dire che è pronto. Per far uscire il vapore c'è un tasto apposito. Si è illuminato o non lampeggia più, quindi vuol dire che è pronto. Eccomi qua, adesso ci proviamo. Il mio gatto mi guarda inquietato. Allora, spero che riusciate a vedere. Ovviamente questa è la manica stirata e questa è quella che non era stirata. Ve la porto un pochino più vicina. Indubbiamente la differenza si vede perché qui è tutta stropicciata, come potete notare, mentre invece questa no, e era molto più stropicciata. Non so esattamente come stirare il colletto, ma adesso ci proverò. Allora, essendo completamente stropicciata, il risultato è indubbiamente ottimo. Probabilmente il mio modo di farlo è sbagliato, nel senso che secondo me se viene appeso a una porta dove c'è dietro una superficie rigida viene molto meglio, perché qui se no bisogna tendere in questo caso la camicia e passare il ferro. Però stirare stira. Adesso provo con una maglietta, vediamo se se funziona anche con le magliette. La maglietta è questa, come vedete di certo non è molto piegata, liscia, è abbastanza stropicciata. Faccio un cambio, appunto, credo che questo sia meglio se avete la possibilità di appenderlo a una porta. Io adesso non riuscirei a farvi vedere come funziona questo stiratore verticale, perché non riuscirei a posizionare bene la telecamera, non riuscireste a vedermi, e quindi per adesso io lascio così, ma dopo proverò a stirare un'altra cosa attaccata alla porta per dirvi se quello è il metodo più corretto e quello che sto facendo io è il metodo più sbagliato. Però tendenzialmente credo che sia una buona soluzione. Poi ha diversi accessori, io lo sto usando così com'è, quindi insomma. Come vedete, stropicciata e stropicciata. Proviamo. Il livello è sceso, era qui, insomma, ne consuma abbastanza. Anche questa diciamo che secondo me ha superato la prova, perché vabbè, questa maglietta è morbida, però è decisamente molto meno stropicciata rispetto a prima. Allora, ho preso un'altra maglietta che è questa. Come vedete è stropicciata, sono le cose estive, le sto tirando fuori adesso, ha tutte le pieghe anche dietro. Adesso la metto sulla gruccia. Però voglio provare ad appendere questo aggeggio qui a una porta per vedere se è quello il metodo migliore.
così ve lo dico. E voi, se volete acquistare questo stiratore verticale, insomma, potete conoscere il metodo migliore per stirare. Quindi ci vediamo dopo. Allora, devo dire che le pieghe le ha tolte tutte, anche dietro, è bella liscia e dritta. Per quanto riguarda la metodologia, quindi attaccata a una porta rispetto a così volante, risolve più o meno, perché comunque per certi punti bisogna tirare il capo, che sia una maglia o una camicia. Adesso dovrei avere dei jeans non proprio stropicciati, però insomma così così. Vorrei provare a farlo anche con quelli e ve li faccio vedere prima e dopo. Adesso il gancio, come vedete, non c'è più, è attaccato alla porta, voi non riuscite a vederlo, e quindi vi farò vedere anche lì il prima e il dopo. Così provo la funzione strong, ovvero l'altro tastino che fa un vapore decisamente più intenso. Credo che questo strumento, che serve per limitare le gocce d'acqua, serva molto, perché ho notato che in effetti bagna leggermente il capo. Non è una cosa così grave, però visto che è in dotazione penso sia utile utilizzarlo. Allora, ecco qui il jeans. Ok, non è stropicciatissimo, ma nemmeno, insomma, diciamo, salve, indossabile. Quindi proviamo a stirarlo con il ferro verticale. Ecco fatto, in effetti il pantalone è stirato, non ha più quelle brutte grinze al fondo. E anche dietro, insomma, è stirato. Quindi, come vedete, il pantalone non è così stropicciato come prima. Probabilmente sarebbe anche utile stirarlo in questo modo, quindi così. Io invece l'ho stirato in questo modo qua. Quindi, come avete visto, probabilmente aiuta anche la stiratura se viene appeso, diciamo così, per il fondo delle gambe, per la piega, perché essendo più pesante aiuta lo stiratore verticale a stirare, scusate il gioco di parole, il vostro pantalone, il vostro jeans. Complessivamente, qual è il giudizio su questo stiratore verticale? Lo consiglio come acquisto? Innanzitutto vorrei farvi vedere che l'acqua è praticamente finita, ce n'è pochissima, era fino qui, e ho stirato una camicia, due magliette e un jeans. Quindi non vi permette di stirare molti capi, perciò lo consiglio sì a chi non ha l'abitudine di stirare, ovvero chi tendenzialmente stira solo poche cose, poche camicie, non ne ha neanche moltissimi da stirare. Certo che se cambi una camicia al giorno, forse questo cosino qui non va tanto bene, però tendenzialmente per chi come me non stira nulla, perché io non stiro niente, cerco di, insomma, stendere il bucato, per esempio, sulle grucce o in un modo che non crei molte pieghe, allora in quel caso assolutamente lo consiglio, perché stendo la camicia sulla gruccia per farla asciugare meglio, però restano delle pieghe. Stiratore verticale, posso tirare fuori il ferro da stiro? Assolutamente sì. Se invece avete l'abitudine di stirare tutto, dalle mutandine alle lenzuola, appunto alla maglietta, no, non fa per voi, non vi consiglio l'acquisto, perché non viene esattamente bello dritto come il ferro da stiro, ci mettete tanto tempo e quindi non credo che faccia per voi. Fa indubbiamente per me, proprio per il motivo che vi ho spiegato poc'anzi. Io non stiro niente, appendo tutte le cose per poterle lasciare asciugare dritte, e poi se c'è necessità di andare a stirare qualche altro piccolo punto, lo faccio con lo stiratore verticale, perché ho visto che a me serve. Quindi sono contenta di aver utilizzato i miei punti S lunga in questo modo, e lo consiglio per chi adotta la mia filosofia, non lo consiglio per chi invece vuole stirare proprio tutto, non fa per voi. Io spero che questa recensione vi possa essere stata d'aiuto per un prossimo acquisto.
Fatemelo sapere nei commenti, ovviamente, o se conoscete qualche altro tipo di stiratore verticale e volete consigliarlo a una come me che non ama per niente stirare e anzi lo fa il meno possibile. Ditemelo nei commenti se anche voi siete come me e se avete scoperto qualche altro metodo di stiraggio, diciamo così, facile. Io per adesso vi saluto, mi raccomando come sempre pollice in su, iscrizione al canale, campanella attivata, così da non perdere nessuno dei miei video. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!